Ciao amici nottambuli, ieri notte mi sono dedicato alla commedia all'italiana, un film del 1961 diretto da Luigi Comencini. Il titolo è A cavallo della tigre, la storia di un gruppo di carcerati che tentano la fuga, con Nino Manfredi nei panni di Giacinto Rossi, che verrà coinvolto nel piano e costretto a fuggire assieme ai galeotti. Che dire del film? L'ho visto ieri per la seconda volta e per la seconda volta non mi ha convinto. Con registi e sceneggiatori che non sanno se puntare sulla commedia o sul comico, forse drammatico, ma chiamerò mio figlio Tagliabue, e se è femmina, Tagliamucca. Le battute sono su questo livello, messe in bocca ad attori meno di rango, chiunque di voi direbbe che sono stronzate, ma anche recitate da grandi interpreti non è che siano indimenticabili. Nino Manfredi fa la parte del burino, già visto in altri film con risultati migliori, è finito in galera per una fesseria, per simulazione di reato, e infatti si vede che tra quelli del gruppo lui è il più ingenuo e viene costretto praticamente alla fuga assieme agli altri, poi vedendo il film capirete. Tra gli altri carcerati, ovviamente tutti personaggi molto proletari, c'è Gianmaria Volonté, che in questo film non ha l'aria del galeotto, secondo me fu riparte, e poi Mario Adorf, che secondo me è l'unico veramente azzeccato per il ruolo, con il fisico e la faccia giusta. Insomma, attori immensi che secondo me vengono sprecati. Il primo tempo del film racconta la vita in carcere, con qualche battuta e gag qua e là. È una specie di fuga da Alcatraz all'italiana, ma ho visto film molto più efficaci per raccontare la galera, anche nella commedia all'italiana. Il primo che mi viene in mente è Detenuto in attesa di giudizio, con Sordi, un film che ti fa capire subito in che direzione va, cioè il drammatico, pur non facendo mancare la battuta, ma inserita nel modo giusto. Ma ci sono dozzine di film che ti raccontano davvero la vita della galera, quindi se gli autori volevano far questo non ci sono riusciti. Nel secondo tempo racconta invece la fuga sgangherata dei protagonisti, con un finale a sorpresa tragico per qualcuno di loro, latitanti in un relitto ancorato a Civitavecchia, costretti a mangiare vongolette puzzolenti, rischiando qualche brutta gastroenterite, e tentano disperatamente di imbarcarsi su una nave per l'estero. Ovviamente i toni sono sempre da commedia, la fuga dei galeotti non ha un minimo di suspense perché ovviamente il film non intende raccontare questo, ma non racconta nemmeno nient'altro. È una commediola su un gruppo di galeotti. A quanto ho letto il film fu un fiasco, forse perché è troppo sgradevole e provocatorio, ma per me non è né sgradevole né provocatorio. Quello forse era un altro film, si chiamava Brutti sporchi e cattivi, sempre con Manfredi, e quello sì era un capolavoro, sgradevole e provocatorio. Su altre recensioni hanno provato ad inventare un contrasto tra proletari e boom economico anni 60, ma qui non c'è nessun contrasto e nessun boom economico. Anche questa è una cosa vista, semmai. In Detenuto in attesa di giudizio c'è un benestante che finisce dentro e vede tutto lo schifo che c'è in carcere a cui non è abituato. Così facendo ottiene un contrasto, altrimenti non c'è nulla. Quindi questa volta secondo me film bocciato, attori o registi di serie B o da premio Oscar, a me non cambia nulla, dico sempre quello che penso, quindi per quello che è il mio gusto a me non è piaciuto, ma ve lo consiglio lo stesso, così poi ognuno è libero di farsi l'idea che vuole. Quindi per questa volta è tutto, se non sapete che film vedere ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare, ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!